come ti chiami? Dillo tu. Leonardo, Samuele e Alice, benvenuti agli Spaventapasseri. Io vi voglio fare questa domanda: ma gli Spaventapasseri, secondo voi, piangono? No. Perché? Perché sono fatti a mano. E quindi non ridono nemmeno? No. Ma poverini, ma secondo voi gli Spaventapasseri parlano una lingua? E che come fanno a capirsi? Come fanno a dire mamma mi dai da bere? La porta. La porta. Quindi non bevono? Io vado a prendere una. Perché? Perché no? Perché no? Ma voi l'avete fatto? Non l'avete mai costruito uno Spaventapasseri? No, no. Secondo voi siete capaci? No. Ma secondo non voi? Non è mia mamma. No, no, ormai l'ha fatto. Mio papà. L'ha fatto uno e l'ha portato qui perché l'ha fatto col centro di nuoto. Ah, quindi siete già esperti. Anche mio papà. Anche tuo papà? Anche bravo. Io. Perché a me mi piace. E come fanno gli uccellini se si spaventano? Scappano. E dove vanno? Via. Via dove? A casa loro. Casa loro? Bravo, e c'hanno una casa. Posso? Sì, sì. Hanno un nido. Un nido? È fatto come? Con le lami. Io a carperetta. Ah? A carperetta. Carperetta? Dov'è? In Africa? E qua, in giro qua? Carperetta, ma non l'ho mai sentito. Vicino a? Grasso. Casa del Grasso. Ah, vicino a Casa del Grasso. Io sono un po' magro. Quindi... Samuele, tu dove abiti? Dove abiti, Samuele? A casa. A casa mia. A casa Luigi. A Racconigi, no, ma è lontano Racconigi da qua. Siete venuti a piedi? No, no. Come no? Perché ti hanno seguito. Chi? A me. Chi è che ti ha seguito? Chi è che ti ha seguito? Gli altri. Ma perché ti seguono? Perché non ne hanno mai venuti. Ah, quindi tu hai fatto la guida? No, papà. Ah, era papà che guidava. Andate a scuola? Sì, io all'asilo. Volete salutare i vostri amici? Basta fare ciao. Volete vuoi salutare gli amici? Grazie, siete stati non solo bravi, di più, bravissimi. Mi dite come vi chiamate? Devo spiegare Giulia. Giulia e Simone, quanti anni avete? Lasciare la mente. E da dove venite? Costiglione Saluzzo. Oh, wow, che come siete venuti? Macchina. Ah, non a piedi? No. In bici? No. Cavallo? No, in bici. Vabbè. E secondo voi gli Spaventapasseri dove sono nati? Cioè, hanno una mamma, hanno un papà, hanno qualcuno? Secondo me sono tipo gli incendi. Non c'è probabilmente un tempo si devono spaventare gli incendi e adesso li fanno come una mostra e li fanno più bene. No. Capito, interessante. E che lingua parlano? Direi dipende dalla funzione, cioè un tempo non serviva a parlare, tanto dovevamo semplicemente allontanare. Ora possono più che parlare mostrare emozioni, cioè tramite movimenti, gesti. Ma perché? Ma a voi piacciono gli Spaventapasseri? Sì. Ma non vi fanno paura? No. Sono lì per spaventare. I passeri. Sì, ma quelli che fanno queste persone sono carini. Ah, quindi non spaventano in realtà. No, questi no. No. E i passerotti come fanno in questo tempo qua che ci sono solo Spaventapasseri in giro? Dove vanno? E migrano sulle campi calde. E vanno in posti dove non ci sono. Ah, ma sanno guidare gli Spaventapasseri? Non credo. No, cioè sono stati piazzati lì dall'uomo che ha la sua posizione dove gli si va. E quindi non hanno una macchina, una bicicletta, un monopattino? No.
no, elettrico. Magari può sì, per fare tipo di esposizione. Non credo. Se lo messi su una bicicletta o qualcosa. Cioè, ci vediamo. Vedi un po', Martina, quanti anni hai? Sei? Aspetta, sei così? No, così. Oh, per bacco, mi sono sbagliato, mamma mia, non so neanche contare. Devo andare a scuola. Tu, e tu vai a scuola? E che classe fai? E dove vai a scuola? Di dove sei? Dove abiti? E qua invece è da tutto. Io non ti sento, sono un po' sordo. Te lo giuro, sono ho difficoltà a sentire. Era divertente, Tom. Ah, l'ostino, wow. Che... E dove è l'ostino? E ti piacciono gli spaventapasseri? Li hai visti gli spaventapasseri? Ce n'è uno che ti piace di più degli altri? Quello che ci è piaciuto di più qual è? E quello che ti è piaciuto di meno? Che mi sono piaciuti tutti? Ti piacerebbe farne uno? Con un po' di paglia, con i bastoncini e tutti i pasticci, un po' di colla. Magari il prossimo anno se vuoi ne fai uno. Che dici? Con l'elementare. Ah, con la scuola. Vai dalla maestra e gli dici: maestra, dobbiamo fare uno spaventapasseri. Eccoli qua, un applauso agli sposi. Ciao ragazzi, buongiorno. Come state? Bene? Mi dite i vostri nomi per favore? Arianna e Ettore. Siete venuti qui per sposarvi? No, ma dite la verità, voi siete fidanzati? Sì. Sì o no? Sì. Tu sei fidanzato di chi? Timbo. E tu? Sei fidanzato suo? Non è. Chi è? Chi è? Chi è? Come si chiama? Ettore. Ettore. E pensate di sposarvi un giorno? Quando sarete grandi o... Attenzione. Quando siete grandi o adesso? Tra un po'. Siamo grandi. E volete fare una festa? Anche con i musicisti? E li invitate anche me al matrimonio? Io vi faccio il regalo. Che regalo volete? Quello che vuoi. Quello che voglio? Che bravo. No. Non so, vi regalo una mela? Cosa? Dei figli! No, io non posso. Vieni anche qui, Malana, dai, aggiungiti. Oh, lei è la testimone. Come ti chiami? Gloria Verano. Ah, già, giusto, Gloria. Ettore Verano e Arianna. Sono Arianna. Ma sono Arianna, non ce l'abbiamo noi. E lei chi è? La conoscete quella signorina? Arianna. No, io sono Gloria. Appunto, e lei, Gloria, la conosci, Gloria? Sì, la mia sorella. Io la conosco. È la mia sorella. E lei è mia cugina. Lei è tua sorella. Sì, quella lì è tua sorella. E dimmi voi, è brava tua sorella. Sì. Lui è birbone. Come? È birbone. Cosa fa? Fa il monello. Non ritiro. Come fa il monello? Non ritiro. Cosa vuol dire? Non ritira. Non mette in ordine. Ah, non metti in ordine? No. Ma è un bricone. E chi è che ti sgrida? Mamma. E cosa ti dice? Metti a posto. E basta? Sì. E invece papà cosa ti dice? Sì. Papà è più bravo. È più brava mamma o più bravo papà? Papà. Sono tutti e due. No, tutti e due bricconi. Bricconi? Per vacco. Ma allora sentite, va bene, io vengo al vostro matrimonio e vi porto un... Due, quattro figli. E tu sei fidanzata? No. Sposata? No. Sei single? No. Sono una morbina che vado a scuola. Andate a scuola? No, alle elementari.
Io giro. E anche io giro. Vai in giro. All'asilo. Ah, perché andate in giro? All'asilo. Ah. In giro un attimo. Andate in giro nell'asilo. Sì. Ma certo, perché adesso andate a fare una passeggiata degli spaventapasseri? Sì. Allora vi salutate gli spaventapasseri? No. Dite... No. Sì. Ciao spaventapasseri. No. Potete salutare qua dentro e dire ciao banana? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi salutare la mamma? Sì. Saluta la mamma qua dietro. Ciao mamma. Ciao mamma. Ciao papà. Ciao. Ciao carciofo. Ciao carciofo. Ciao polenta. Ciao salsiccia. È buonissima la polenta e la salsiccia. Piace? Sì. Ma chi è che fa da che cucina a casa? Mamma e papà. Tutti e due? Nonno. No. E nonna. Sono bravi? No, sì. Io non ho cucina. Sì, non ho quello di Cuneo. Ah, non ho pelo. Io non ho pelo. E chi è più bravo? Tutti. E cosa cucinano? Cosa buono. Fanno? Una salsiccia. Ah, buono. E anche la polenta, anche... A me mi piace di più. Anche il gatto cucinano. Anche il gatto? Sì. Come il gatto? Tagliano il gatto. Ma davvero? Tagliano il gatto. No. Coniglio. Ma è un coniglio il gatto? Coniglia! Il gatto! Il coniglio compra sempre con la testa, devo essere sicuro. Tagliano! Io voglio! Ma tagliano? Ah, ma poverino! Ma vabbè, gli animali sono fatti così per mangiare, noi umani. Noi mangiamo gli animali. E se gli animali mangiano noi? E non possiamo, perché i cani sono morti. Ci e perché no? E perché non possono? Perché non possono? Perché se no muoiono. Va bene, grazie ragazzi, siete veramente stati pazzeschi. Grazie, 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 grazie. E vi lascio andare tranquillo. No, io voglio stare qua. Non sei qua, resti qua. Andiamo qua. Però mi devi raccontare la storia degli spaventapasseri. Una, almeno una storia breve breve degli spaventapasseri. Gli spaventapasseri fanno ridere, agli uccelli li spaventano. Vai, fantastico, allora adesso puoi andare, dai. Grazie ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao. 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 Ciao ragazzi, buongiorno! Come va? Bene. Allora, raccontatemi una cosa. Intanto come vi chiamate? Gioele. Una domanda, siete sposati? No. No? Come mai? Perché non siamo ancora bambini. Perbacco, ma è una morosina, un moroso? No. Nemmeno? Oh, perbacco. E mamma e papà cosa dicono? Niente, sono contenti? No. No. Chi ha guidato? Papà. Guida bene? Guida meglio papà o guida meglio mamma? Papà. E perché papà? Papà. Tu sai parlare italiano. E il francese? No. Io sì. Io sì. E l'inglese? No, però facevo a scuola. I numeri da 1 a 1000. Mai fino a 10. Fino a 10, dai, va bene, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma i passeri, quando si sono spaventati, cosa fanno? Scappano. Dove? In cielo. Ma e cosa fanno in cielo? Volano. Dopo un po' si stancano. E si riposano da un'altra parte. Dove? Tipo gli alberi. E come va la scuola? Male. Ma sì, bene. Facciamo insieme? 1, 2, 3. Ciao. Ciao. Perfetto. Grazie, siete stati bravissimi. Buongiorno principesse. Buongiorno. Come state? Bene. Allora mi dite i vostri nomi per favore. Martina. Valentina. Martina e Valentina, siete grandi ormai. Quanti anni avete? 6. 8. Per bacco. E la scuola come va? Bene. Qual è la materia preferita?
Musica. Musica. E la tua? Tutte. Tutte? Wow. Quali sono i materiali che si possono usare? Pieno. Grazie. I bottoni. Bottoni. Ah, e qui mi dà meglio, mamma o papà? Martina, attenzione. Ah, c'è la mamma qui, non vale. Papà. Ah, aiuto. Aiuto, aiuto. Perché tu non sai dare, papà? Perché qui da meglio, papà? Perché so mettere il navigatore. E la mamma no? No. Ah, ecco, una domanda difficile. Come fanno ad andare in bagno gli spaventapasseri? Non vanno. Perché? Perché non le scappa mai la picchiola cacca. Ciao. Grazie.